Eccoci di nuovo in diretta, benvenuti all'appuntamento con Friuli in diretta. Abbiamo tante cose di cui parlare, tanti approfondimenti di cronaca, non solo con fatti gravi e maltempo, ma iniziamo subito ascoltando il servizio sulla sentenza che è attesa a minuti proprio sull'omicidio Luca Tisi. Facciamo il recap della situazione in attesa di quello che succederà in tribunale e poi siamo pronti già con la nostra prima finestra in esterna, ma prima l'omicidio Tisi, oggi la sentenza. È attesa per la giornata di oggi la sentenza per l'omicidio del senza tetto Luca Tisi, avvenuto nella notte del 15 aprile nella Galleria Alpi di Udine, di cui è accusato, reo confesso, il 29enne Bruno Macchi. Questa mattina nell'aula del Tribunale di Udine l'imputato ha fatto una sua dichiarazione davanti al giudice Paolo Milocco, che subito dopo si è chiuso in camera di consiglio per preparare il verdetto, unitamente ai giudici popolari. Macchi rischia la pena dell'ergastolo. Dalle parole di Macchi pronunciate questa mattina traspare il tentativo di accreditare la sua azione omicida come scatenata da un'azione di Luca Tisi, che lo avrebbe afferrato per una gamba scatenando la sua reazione di difesa. «Sono dispiaciuto per quanto accaduto, non volevo finisse così. Quando mi ha preso per la gamba ho pensato subito a difendermi. In quel periodo facevo uso di stupefacenti e ho perso il controllo. Mi dispiace tanto, mi sono difeso e ho sbagliato. Tutto quello che vi ho detto è la verità». Dal pubblico ministero Lucia Terzariol è arrivata nella precedente udienza la richiesta di condanna all'ergastolo con pene accessorie escludendo ogni circostanza attenuante. Gli avvocati difensori di Macchi, Cristian Buttazzoni e Massimiliano Basevi hanno chiesto invece la pena minima prevista, classificando il delitto come omicidio volontario senza aggravanti. In giornata dovrebbe arrivare la sentenza. E adesso passiamo a un'altra tragica notizia di ieri. Poco prima delle 21 c'è stato un violento scontro frontale tra due auto sul viadotto della stradale che scavalca la ferrovia Trieste-Venezia, Cervignano del Friuli. Il servizio di Marco Santini e poi siamo pronti ad andare proprio lì in esterna. E di due vittime il bilancio del drammatico incidente avvenuto intorno alle 20:30 di giovedì 26 settembre a Cervignano del Friuli all'altezza del viadotto della statale che scavalca la sottostante linea ferroviaria Trieste-Venezia. Le vittime Antonio Vallifuoco, 36 anni, di Cervignano del Friuli e Giovanni D'Urso, 44 anni, di San Vito al Torre. Per causa in corso di accertamento, i due mezzi che viaggiavano in direzioni opposte si sono scontrati frontalmente. Entrambi i conducenti sono praticamente morti sul colpo. Agghiacciante la scena apparsa ai soccorritori con entrambe le auto trasformate in un groviglio di lamiere contorte. I vigili del fuoco, giunti con più mezzi, hanno lavorato diverse ore per estrarre le salme, per la rimozione dei mezzi e la pulizia della sede stradale. Sul posto anche i sanitari con l'ambulanza e l'elicottero del 118, ma tutto inutile alla fine. Rilievi di legge da parte dei carabinieri. Il viadotto è stato riaperto al traffico dopo la mezzanotte. Ai noi immagini molto crude quelle dell'incidente stradale con le primissime ricostruzioni che insomma adesso andremo a ripercorrere. Resta il dato delle due vittime accertate, come detto, un 36enne di Cervignano, un 44enne di San Vito e tra l'altro anche una terza auto coinvolta dove padre e figlia per fortuna sono usciti illesi, ma ci racconta tutto proprio lì. Su quel maledetto cavalcavia, tra l'altro, possiamo dire, Omar, perché effettivamente non è la prima volta che capita un incidente e soprattutto così grave in cui hanno perso la vita due persone. Omar, vengo da te, innanzitutto buongiorno. Sì, buongiorno, come hai detto tu giustamente Stefano, noi ci troviamo proprio nel punto esatto in cui è avvenuta questa tragedia dalla strada intorno alle 20:30 di ieri sera, quando due macchine si sono scontrate frontalmente, una proveniva da Tor Viscosa, l'altra invece stava uscendo da Cervignano diretta verso Tor Viscosa. Siamo proprio nel punto esatto in cui il viadotto supera la linea ferroviaria, sotto di noi c'è la linea ferroviaria Trieste-Venezia, oltre al binario per i treni merci che sono diretti verso l'Interporto e Udine in questo caso. Dicevamo insomma le dinamiche sono al vaglio dei carabinieri che sono immediatamente arrivati sul posto insieme alle altre forze dell'ordine del soccorso, diverse squadre dei vigili del fuoco, come detto si è lavorato per diverse ore, l'arteria è stata aperta poco dopo la mezzanotte per poter consentire insomma la rimozione dei mezzi. Come potete vedere l'area è abbastanza larga, saranno almeno una decina di metri, se non addirittura una ventina i metri del punto in cui si è consumato questo sinistro. Non è purtroppo la prima volta che accadono incidenti anche ai noi dall'esito mortale. Questo viadotto purtroppo ha una sua conformità molto particolare, è stato
creato a metà degli anni 80 per permettere lo scavalco della nuova linea ferroviaria nel tratto del nodo cosiddetto dell'interporto di Cervignano del Friuli, per eliminare poi i passaggi a livello che erano parecchi, insomma, presenti lungo questa rete ferroviaria in questo tratto. Dicevamo, purtroppo si sono registrati parecchi incidenti e in particolare questo accade quando c'è pioggia, quando piove tanto, perché come vedete anche l'asfalto ha una sua conformità, un suo diciamo così, un po' una particolarità, e soprattutto lo stesso viadotto, se impegnato con la propria macchina oltre il limite di velocità, purtroppo tende, come si dice, a buttar fuori di strada, e purtroppo ieri sera si è consumata, come detto, l'ennesima tragedia. Traffico chiaramente intenso, perché è l'arteria, la cosiddetta Triestina, che collega il porto Nogaro vicino qui col porto di Monfalcone, e chiaramente i mezzi pesanti e tanti usufruiscono di questa strada onde evitare il passaggio sulla A4. Dicevamo, purtroppo due sono le vittime, c'è anche una terza auto con due persone coinvolte, per fortuna non in pericolo di vita in questo caso. Questa è la scena dove ieri sera, come abbiamo detto più volte, si è consumata la tragedia stradale che ha visto due vittime comunque perire praticamente sul colpo, incastrate tra le lamiere contorte delle due auto che si sono scontrate frontalmente. Per il momento da Cervignano è tutto, ti ripasso la linea a Stefano per la prosecuzione di Friuli in diretta. Grazie mille a Omar, grazie anche alle riprese in esterna di Francesco Zilli. Davvero siamo sul posto, siamo sulla notizia, come si dice in questi casi, tra l'altro in condizioni non così semplici di collegamento, perché proprio anche raggiungere il cavalcavia non è semplice. Quindi grazie a Omar, grazie a Francesco Zilli, che ritroveremo nel corso della nostra puntata per altre tematiche, dopo aver dato risalto purtroppo a questa notizia del doppio mortale, ecco, due conducenti dell'auto che non ce l'hanno fatta, come ci diceva Omar Costantini, morti sul colpo. Sono due però i fronti, diciamo tre, perché poi parleremo di maltempo, piogge, frane e quant'altro che stanno condizionando il Friuli, ma c'è anche la questione dell'omicidio del senza tetto Luca Tisi. Oggi attesa la sentenza definitiva per Bruno Macchi, abbiamo già avuto modo di farvi sentire il servizio di Francesco Pezzella, che adesso è lì, perché abbiamo detto sentenza che era attesa per le 12, slitterà un po', ma ci spiega tutto proprio Francesco Pezzella, perché sono ore decisive, sono le ore proprio finali, ecco, di questa lunga storia proprio dal Tribunale di Udine. Buongiorno Francesco. Sì, buongiorno Stefano, come dicevi siamo qui in tribunale perché è stato comunicato che dovrebbe arrivare intorno alle 13 la sentenza per Bruno Macchi, il reo confesso accusato dell'omicidio di Luca Tisi, avvenuto nella notte del 15 aprile nella galleria Alpi, quella di Viale Volontari della Libertà, con questa mattina alcune dichiarazioni spontanee dell'imputato prima della camera di consiglio del giudice, che si è appunto riunito insieme ai giudici popolari, il giudice Paolo Milocco, per il verdetto che dovrebbe arrivare alle 13. Cosa rischia Bruno Macchi? Rischia l'ergastolo, come è stato richiesto dal pubblico ministero Lucia Terzariol. D'altra parte invece gli avvocati Basevi e Buttazzoni, che rappresentano la difesa, dunque l'imputato, chiedono la pena prevista per l'omicidio volontario, 21 anni, con la concessione delle attenuanti generiche che fanno riferimento soprattutto a quello che Bruno Macchi ha dichiarato questa mattina, cioè che la sua azione sia scaturita da un'aggressione da parte di Luca Tisi, che lo avrebbe afferrato per una gamba quando lui passava lì sotto la galleria Alpi. Vedremo quale sarà il verdetto di questo processo di primo grado per Bruno Macchi. Noi siamo qui e siamo pronti ad aggiornarvi in tempo reale su quello che accade in tribunale ad Udine. Per ora è tutto, a te la linea. Questi gli ultimi aggiornamenti dal Tribunale di Udine, sempre per quanto riguarda i nostri aggiornamenti delle finestre in esterna che stiamo aprendo su tutta la provincia, su Udine. Siamo stati poco fa, insomma, nella zona di Cervignano del Friuli, nel cavalcavia dove c'è stato lo scontro mortale. Come detto, parleremo anche di maltempo, perché tra l'altro arrivano anche delle ultime ore di una acqua che
sale tanto al natisone di cui parleremo anche per altri argomenti, con anche frane in quel di Pulfero, con le frazioni, lo specifico quella di Mersino, letteralmente bloccata. Quindi vedremo un po' come si evolverà questa situazione. A breve apriremo anche questa terza finestra, ma prima facciamo il resoconto proprio della ennesima purtroppo allerta meteo che è stata diramata dalla Protezione Civile, che è iniziata a mezzanotte di questo 27 settembre e si concluderà sempre a mezzanotte, quindi 24 ore di massima allerta soprattutto per precipitazioni, vento, anche mareggiate. Torna l'incubo mareggiate sulle spiagge della nostra regione ad appena 2 settimane dall'ultimo episodio di maltempo che aveva ridotto l'arenile di grado così. Scatta alla mezzanotte la nuova allerta meteo della Protezione Civile regionale che riguarderà tutta la giornata di venerdì, quando una vasta zona depressionaria presente sull'Europa nord-occidentale scenderà verso il nord Italia. Questa situazione determinerà l'afflusso in quota sulla regione di correnti sud-occidentali veloci e molto umide. Quindi pioverà molto sulle prealpi Giulie, ci saranno temporali e piogge in genere intense sul resto della zona montana, ma il fenomeno sarà meno intenso nell'area occidentale, nel pordenonese. Sulla costa soffierà vento da sud, sostenuto con possibilità appunto di mareggiate, specie tra Lignano e Grado in mattinata. In quota è previsto vento da sostenuto a forte da sud-ovest. Al verificarsi di tali eventi, avverte la Protezione Civile, sono possibili locali situazioni di crisi nella rete idrografica minore e di drenaggio urbano, fenomeni di instabilità dei pendii, locali interruzioni della viabilità, innalzamento dei corsi d'acqua in pianura dei bacini principali, in particolare dell'Isonzo, e possibili mareggiate sulle coste esposte. Un meteo che ovviamente interessa il Friuli, ma non solo, anche le altre zone della regione. Noi torniamo invece su una questione che fu comunque che scaturì dall'ultima ondata di maltempo a Rio Menariolo, che era esondato in quel di Trieste. La Direzione Ambiente della Regione Friuli Venezia Giulia ha avviato un'istruttoria per accertare se l'esondazione del Rio Menariolo e i conseguenti danni ad abitazioni e colture, nemmeno pochi, nella frazione di Vignano a Muggia, possa essere stata provocata anche da materiali non adeguatamente smaltiti nel cantiere sloveno della Capodistria di Vaccia, che si trova a monte del tratto italiano del torrente. Facciamo il punto proprio su queste indagini che si stanno svolgendo. Su torrenti come il Menariolo era stata fatta la manutenzione, ma il grosso del flusso ovviamente arriva da oltre confine. Ci sono perplessità su questo, perché? Ma io direi tante perplessità, intanto perché se tutta la fase di emergenza si è concentrata solo su quella parte lì, tanto è vero che se parliamo di via Trieste, che di solito si allaga tanto, si è allagata di meno, il centro storico non si è allagato, Lazzaretto non ha avuto criticità, e per cui viene da pensare che la criticità era concentrata su quella parte lì. Il fatto che siano venuti giù enormi quantità di detriti e di grossi tronchi anche tagliati, e pensando che sopra a monte c'è la Slovenia con la Divaccia Capodistria, che è un'opera, quella ferroviaria, ad alto impatto, quindi ci sono stati lavori veramente impattanti, e poi alla fine ci si viene da chiedere che cosa è successo a monte. Il sindaco di Muggia, Paolo Polidori, lo aveva detto a chiare lettere alla nostra emittente il 12 settembre. La piena del torrente Menariolo, che ha provocato l'evacuazione di 8 case a Vignano e una raffica di danni a edifici e aree agricole, potrebbe essere stata innescata da materiali come i tronchi d'albero, tagliati approssimativamente tutti della stessa lunghezza, attribuibili alla costruzione del tratto ferroviario della Divaccia Capodistria in Slovenia e finiti nel letto del fiume. Il rio in effetti nasce fra Antignano e Ospo e attraversa proprio l'area limitrofa al cantiere prima di tuffarsi verso l'Italia. Ecco perché gli uffici regionali della Direzione Ambiente hanno aperto un'istruttoria per capire le ragioni dell'esondazione di 2 settimane fa. I tecnici hanno già effettuato 2 sopralluoghi e preso contatto con il Ministero delle Infrastrutture sloveno per accertare le eventuali responsabilità. Analoghi controlli verranno effettuati anche in riferimento ad altri corsi d'acqua che nascono nella vicina Repubblica e sfociano nel nostro paese, come l'Ospo e Rosandra. In particolare quest'ultimo esondato nella medesima giornata del Menariolo, provocando la chiusura temporanea di via Flavia di Aquilinia.
E i carabinieri del Comando Provinciale di Livorno, unitamente a quelli dei reparti territorialmente competenti, hanno dato esecuzione nelle province di Foggia e Pisa a un'ordinanza applicativa di misure cautelari emessa dal GIP del Tribunale di Livorno su richiesta della locale Procura della Repubblica nei confronti di 6 persone con precedenti di polizia anche per reati dello stesso genere, specie 5 in carcere e 1 agli arresti domiciliari, ritenuti responsabili a vario titolo in concorso fra loro di furto pluriaggravato, riciclaggio, autoriciclaggio, falsità materiale commessa dal privato e uso di atto falso. Il tratto comune che lega questi furti non è solo quello del concorso negli stessi dei prevenuti, ma anche la capacità di piazzarli all'estero, in quanto la fase successiva prevedeva la contraffazione di targhe, telaio e documenti di circolazione per permettere l'esportazione attraverso il confine nazionale di Tarvisio con questi furgoni rubati, che quindi poi risalivano tutta la penisola, tutto lo stivale, per uscire dall'Italia stessa all'altezza di Tarvisio, quindi passando proprio per il Friuli. E a Pordenone sono stati sequestrati 6.800 articoli tra piercing, accessori per occhiali da parte della Guardia di Finanza di Pordenone, con la multa per il commerciante che è stata piuttosto salata. Vediamo il servizio. I finanzieri del Comando Provinciale di Pordenone hanno rinvenuto e sequestrato 6.800 articoli tra piercing per narici, lobi auricolari e altri accessori per occhiali di vario tipo. I suddetti articoli erano privi del necessario requisito di sicurezza e delle indicazioni rese obbligatorie dal codice del consumo sulla denominazione merceologica, sulla provenienza e sui materiali impiegati per la produzione, imprescindibili per garantire agli acquirenti finali le informazioni necessarie a valutarne la qualità e la compatibilità con le proprie esigenze. Per questi motivi è stato sanzionato amministrativamente l'esercente che li commercializzava. Dopo un primo controllo ne è stato effettuato un secondo ancora più approfondito presso il magazzino dell'esercizio, che ha permesso di individuare altri articoli, tutti posti ovviamente sotto sequestro. E all'esercente, come spiegato, è stata comminata la sanzione amministrativa prevista per la violazione delle norme di materia di sicurezza prodotti, che va da un minimo di 516 euro fino ad un massimo di 25.800 euro. Il controllo economico del territorio è assicurato dalla Guardia di Finanza ed è finalizzato a tutelare i consumatori e l'imprenditoria onesta, garantendo ai primi la commercializzazione di prodotti conformi alle normative di settore e ai secondi l'esistenza di un mercato competitivo al cui interno operare in condizioni di leale concorrenza. Il 23 settembre scorso in via Cormor Basso a Udine era stato fermato un pakistano dalla Polizia di Stato ed è stato convalidato l'arresto dal GIP, che ha disposto la custodia cautelare in carcere. È stato sorpreso in auto con 80 grammi di cocaina e 15 di hashish dagli agenti della questura. Portato in carcere nella giornata del 25 settembre, per il 19enne pakistano è arrivata la convalida dell'arresto. Il giudice ne ha disposto la permanenza in carcere, essendo una persona senza fissa dimora. Il pakistano è stato controllato nella zona di via Cormor Basso mentre si trovava a bordo di un'auto insieme a un italiano di 53 anni, risultato intestatario del veicolo. Il primo è stato trovato in possesso della droga, subito arrestato con l'accusa di detenzione di sostanza stupefacente. Il secondo, trovato con un bilancino, è stato denunciato a piede libero. Restano da chiarire i rapporti tra i due. La cocaina è stata ritrovata già divisa in involucri, 31 grammi, e un unico blocco, i restanti 47 grammi. L'episodio è avvenuto lunedì 23 settembre. E parliamo adesso di una operazione della Guardia di Finanza di Catania, che ha provocato 9 arresti in alcune province, nel catanese ovviamente, ma anche Oristano in Sardegna e Udine. Rientra anche Udine nell'operazione El Loco, coordinata dalla Procura della Repubblica e la Guardia di Finanza di Catania. Sono state arrestate 9 persone per traffico organizzato e spaccio di sostanze stupefacenti sul mercato transnazionale, con 12 persone in concorso. Si tratta di 2 organizzazioni criminali che smerciavano sostanze stupefacenti tra Italia, Spagna e Malta, nello specifico con importazione ed esportazione di cocaina, hashish e marijuana. Il primo gruppo era composto da 5 membri, tra cui Rocco Ferrara e Giuseppe Maria Siscaro. Il secondo, capeggiato
guidato da Pasqualino Ranno, che collaboravano anche con Salvuccio Lombardo, detto Uciuraru, affiliato al clan Cappello Bonaccorsi. Un'attività molto articolata, con il primo gruppo che si occupava dell'approvvigionamento e il secondo della vendita al dettaglio, o meglio, lo spaccio. Nel corso delle indagini sono stati sequestrati oltre 18 kg di cocaina, 41 di hashish e 50 di marijuana. Come detto, le 9 persone arrestate sono state fermate tra Catania, Oristano e proprio Udine. E a Fossalta di Portogruaro ha ceduto una parte del controsoffitto sulle casse di un magazzino cinese ed è stata ferita una dipendente del negozio. Si tratta nello specifico di una 34enne di origine cinese e residente a Latisana, in provincia di Udine. È stata ricoverata in serie condizioni, in prognosi riservata all'ospedale all'Angelo di Mestre dopo essere stata colpita alla testa e al corpo da detriti pesanti, anche diversi chili. Il fatto è avvenuto poco prima dell'orario di apertura al pubblico. Sul posto sono intervenuti lo SPISA, le vigili del fuoco, assieme ai carabinieri del nucleo radiomobile di Portogruaro. Sono in corso tutte le indagini del caso per capire i motivi del distacco di parte del soffitto. Andiamo con una notizia invece bella, curiosa. A Sutrio, alle ore 13 circa del 26 settembre 2024, la squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Tolmezzo è intervenuta in frazione Priola, nel comune di Sutrio, per soccorrere Susi, un segugio bloccato in un canalone particolarmente impervio. Raggiunta la zona segnalata, i 4 tecnici speleo-alpino fluviali della squadra hanno percorso una traccia di un ripido sentiero e dopo circa 200 metri hanno individuato il cane. I vigili del fuoco hanno quindi allestito un sistema di corde, utilizzando il quale 2 degli operatori hanno raggiunto l'animale e, dopo averlo imbracato, lo hanno accompagnato lungo una calata di 80 metri, raggiungendo la strada dove hanno consegnato Susi, sana, salva e per fortuna anche senza ferite, al suo padrone. Il soccorso è terminato alle 17 circa, è durato quindi quasi 4 ore, ma sicuramente è stato un bellissimo momento per il padrone di Susi e anche per Susi stessa. Premariacco, torniamo sulla consegna della cittadinanza onoraria ai vigili del fuoco dopo la tragedia consumata lo scorso maggio, quando persero la vita i 3 ragazzi inghiottiti dal natisone. Il comune di Premariacco ha conferito la cittadinanza onoraria al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco dopo il lavoro ininterrotto per recuperare i corpi di Christian Molnar, Cor Moss e Bianca Doros, i 3 giovani ragazzi inghiottiti nelle acque del fiume Natisone in quel tragico e maledetto 31 maggio 2024 tra la diga e il ponte romano. Una scelta dovuta e condivisa da tutta la comunità premariacchese, come ci conferma il sindaco Michele De Sabata. L'impegno c'è sempre stato, io arrivo anche da una tradizione dove i pompieri sono intoccabili, perché sono davvero gli eroi non solo di noi bambini ma anche degli adulti, perché poi intervengono sempre loro alla fine di ogni disgrazia, purtroppo. Quindi già gli si vuole bene a loro, ma vederli in diretta e dietro le quinte, questi ragazzi, la delusione di non trovare le persone. Un lavoro capillare e costante è quello dei vigili del fuoco, 7 giorni su 7, 24 ore su 24. La forza, la volontà per uno scopo unico, la maggior parte delle volte dall'esito positivo, purtroppo non per il caso della tragedia di Premariacco. Assolutamente, noi ringraziamo davvero di cuore il sindaco e tutta l'amministrazione comunale, perché il riconoscimento del sudore, della fatica e dell'abnegazione di tanti uomini e donne che qui in Friuli hanno dato davvero tantissimo per la ricerca delle persone che fino all'ultimo noi speravamo di trovare in vita. E purtroppo non ci va sempre bene, la vita è un po' così, dipende da tante circostanze, dal contorno, dai tempi, dalla situazione, ma posso assicurarvi che ogni pompiere ha dato il massimo, davvero il massimo. Quindi al di là anche della propria resistenza per portare a casa il risultato. Questa volta non è andata come voluta, però abbiamo portato a casa i corpi dei ragazzi e almeno alle loro famiglie, che è necessario farlo. E le indagini sulla tragedia del Natisone, in cui persero la vita proprio il 31 maggio Patrizia, Bianca e Christian, non sono ancora terminate. Nel frattempo questa consegna della cittadinanza onoraria di Premariacco ai Vigili del Fuoco ha suscitato disappunto e anche amarezza nella famiglia di Patrizia Cormos. Spero solo a più presto di sapere la verità, di sapere veramente di chi poteva fare di più e chi non ha fatto di più per mia figlia, per suoi amici.
A 4 mesi dalla tragedia del Natisone, le indagini in corso per accertare se nei soccorsi ci siano state delle negligenze ancora non sono arrivate ad una conclusione. La cittadinanza onoraria ai vigili del fuoco, conferita dal sindaco di Premariacco, ha provocato qualche malumore da parte dei familiari di Patrizia Cormos, che si aspettano di sapere come sono andate le cose quel maledetto giorno di fine maggio. Mi sento come se avesse un'altra coltellata al cuore, perché io 4 mesi che non ho più mia figlia. Volevo ricordare solo al signor sindaco che ci sono ancora le indagini in corso, quindi ancora non sappiamo la verità. Si dovrebbe aspettare, e poi secondo me come mamma, se questi signori avrebbero fatto il loro lavoro bene nei 45 minuti, 50, quello che erano, non servivano quei 23 giorni per le ricerche. In attesa dei chiarimenti che la famiglia spera arrivino dall'autorità giudiziaria, Micaela Cormos ha anche un'altra faccenda per la quale non si dà pace. L'autore del video diventato tristemente famoso per le ingiurie nei confronti dei ragazzi che stavano lottando per resistere alla furia del fiume non è mai uscito allo scoperto per scusarsi. Anche al signor sindaco di Premariacco volevo solo dire che poteva aspettare ancora un po', visto che c'è, magari può dare un'onoranza, la cittadinanza un'onoranza anche quel signore, se si può chiamare signore quello che parlava così brutto, che ha fatto il video e tutto il resto che si è visto il mondo intero, perché non ho mai detto di questo signore qua, vorrei anche che mettesse un po' la faccia con il sindaco, con tutti gli altri che potevano fare qualcosa di più, ecco. E andiamo a parlare invece adesso di quelle che sono una storia particolare, lasciamo quelle che sono le questioni politiche magari per dopo, per i nostri ospiti, parliamo di Giada Andreutti, della sua bella storia che ieri abbiamo ascoltato a Ring, perché la bobbista friulana andrà alle Olimpiadi Invernali 2026, quelle casalinghe di Milano Cortina per il bob, e ha fatto un appello di sostegno per poter gareggiare con il miglior mezzo possibile che ha acquistato facendo tantissimi sacrifici economici, anche troppi, e adesso ha bisogno di una mano. Giada Andreutti ha un sogno, come ogni atleta che partecipa alle Olimpiadi, dare il meglio di sé, senza rimpianti, e con tanti sacrifici ha comprato un bob della serie Elite, di seconda mano, da un'atleta, amica australiana. I costi però sono difficili da sostenere. Io il bob della nazionale ce l'ho, la nazionale mi mette a disposizione il bob che hanno a loro disposizione, e praticamente nel momento in cui io voglio raggiungere però il miglior risultato possibile a Milano Cortina, perché questo è il mio sogno, voglio fare un passo in più. È proprio una scelta che io ho deciso di fare, un passo in avanti nella mia carriera, ho deciso di investire tutti i miei risparmi, perché li ho finiti tutti, e ho anche chiesto un piccolo prestito per riuscire a comprare questo bob, che una collega avversaria australiana vende proprio per comprarsene uno nuovo. E lei, quando ha saputo che io cercavo un bob, me l'ha subito messo in vendita a 35.000 euro, quindi è praticamente a metà del prezzo. Ah, è un'ottima occasione. Un'ottima occasione, io l'ho colta praticamente al volo, perché c'era la fila dietro per poterlo prendere, facendo dei piccoli grandi sacrifici. La 29enne di San Daniele, da buona friulana, ha cercato di farcela da sola, ma ha bisogno di supporto, e per questo a Ring ha rivolto un appello importante a tutto il territorio. Io sono friulana. E i friulani, hai già risposto. Per venire questa sera è stata dura, perché io in realtà cerco fondi da inizio agosto. Sì. E ho preferito chiedere un aiuto e fare un prestito piuttosto che andare a chiedere una mano reale, perché faccio fatica, mi sembra di chiedere l'elemosina. Attualmente non ho ancora i fondi, sto aspettando di avere qualche fondo, il mio stipendio dell'aeronautica militare, eccetera, per poter spedire in Italia il bob. Quanto costa trasportare? È intorno ai 5.000 euro con l'aereo. Sto cercando qualche azienda che mi dia una mano in questo, o comunque qualcuno che abbia piacere di sponsorizzarmi e seguirmi nel corso del mio viaggio verso Milano Cortina. Io voglio andare alle Olimpiadi con il miglior bob disponibile, invece, perché il sogno di ogni atleta è fare le Olimpiadi alla pari, almeno, no? Alla pari degli altri, certo. Esatto, il sogno dei sogni è le Olimpiadi in casa. Quando io penso a Milano Cortina, non voglio avere nessun tipo di rimpianto. Nessun tipo di rimpianto, e auguriamo il meglio a Giada
Andreutti, ci spostiamo nuovamente nel Triestino per le novità sul caso Resinovic, che emergono dalle più recenti analisi sulla temperatura del luogo in cui è stato trovato il cadavere. Liliana sarebbe morta il giorno stesso della scomparsa, abbiamo sentito con i colleghi della redazione di Tele4, il marito Sebastiano Visintin a sua volta informato di questi nuovi sviluppi dai suoi consulenti. È emerso che la morte viene presunta il giorno 14, il giorno della scomparsa. Liliana Resinovic sarebbe morta il giorno stesso della sua scomparsa da casa, il 14 dicembre 2021. E quanto emerge dalle nuove rilevazioni condotte con le sonde sulla temperatura del luogo dove è stato ritrovato il cadavere, nel parco di San Giovanni. In quel punto si registrano ben 5 gradi in meno rispetto allo stesso rione, ma più a valle. Quindi in quei giorni la temperatura sarebbe stata tra i 3 e i 4 gradi, simile a quella impostata per la conservazione nelle celle mortuarie. Era una mia considerazione, specialmente sul fatto che comunque viene definito che la temperatura ambiente in quel periodo lì è un microclima, perché conosco posti analoghi, simili, dove in bicicletta io vado lì, entro dentro, anche d'estate fa freddo. E secondo me quella volta lì la temperatura era bassa. Il marito di Liliana, Sebastiano Visintin, è stato informato dal suo consulente delle novità emerse martedì a Milano nell'incontro tra i professionisti nominati dalla Procura e quelli delle parti lese. Cosa si aspetta da questi nuovi sviluppi e poi ci sarà anche naturalmente l'attesa per altri risultati, ad esempio sull'analisi del microbiota? Presto dovrebbe venire fuori i risultati di queste cose, insomma, vediamo cosa ci diranno. Da questa possibile svolta nell'indagine Sebastiano Visintin si aspetta la soluzione del giallo, che dura ormai da quasi 3 anni. Per me è stato tremendo, specialmente adesso negli ultimi mesi diventava veramente pesante la cosa. E adesso si è aperto un spiraglio, spero che comunque a questo punto venga fatta giustizia e avere delle verità, sapere cosa è successo esattamente. Prima di concludere la nostra prima parte, ripercorriamo la presentazione a Udine della seconda edizione del Festival di divulgazione scientifica Collega Menti. Ricercatori, scienziati e specializzandi in discipline diverse saranno protagonisti di Collegamenti, il festival di divulgazione scientifica che si terrà ad Udine da venerdì 4 a domenica 6 ottobre. È importante mettere insieme i saperi, incrociare, no, le varie competenze, appunto i saperi di questa nostra società. È fondamentale, perché è quello che facciamo da quando siamo divenuti umani sostanzialmente. Non siamo gli unici esseri viventi che fanno cose meravigliose. Il ragno fa una tela fantastica, ma la fa uguale a quella di sua mamma, di sua nonna, della sua bisnonna. Noi progrediamo proprio perché ripartiamo da dove ci hanno lasciato quelli prima di noi, e questo grazie al fatto che siamo in collegamento, che sappiamo unire le nostre menti, che sappiamo confrontarci. La presentazione è avvenuta nello storico palazzo Antonini Maseri, alla presenza dell'assessore alle attività produttive della regione Sergio Emidio Bini. Beh, innanzitutto un plauso al magnifico rettore e alla sua squadra per i risultati che anno su anno sta conseguendo con il proprio Ateneo, quindi motivo d'orgoglio per l'intero Friuli Venezia Giulia. Poi insomma anche questo evento, la seconda edizione, è un evento importante che vuol trasferire, vuol creare proprio collegamenti soprattutto con i tanti giovani che abbiamo nelle nostre università. La manifestazione, giunta alla seconda edizione, verterà sul tema delle intelligenze, con un riferimento non casuale all'intelligenza artificiale. 50 momenti di divulgazione scientifica con protagonisti non soltanto gli 80 ospiti provenienti dall'Università di Udine e dal resto dell'Italia, tra i quali il comandante dei RIS Gian Pietro Lago e il direttore del Museo Egizio di Torino Cristian Greco, ma anche i cittadini che potranno partecipare e interagire con gli esperti. Vogliamo collegare saperi diversi, ma che non rimanga una discussione, un dialogo fra esperti, anche se di discipline diverse. Vogliamo che questo diventi sostanzialmente materia di condivisione. E questo è il servizio con cui chiudiamo la prima parte insieme di Friuli in diretta. Torneremo dopo la pubblicità con
ospiti per il dibattito politico, senza però dimenticare le finestre in esterna. Vi ricordo che alle 13 dovrebbe arrivare la sentenza definitiva del Tribunale nei confronti di Bruno Macchi per l'omicidio Tisi e poi avremo anche gli aggiornamenti del maltempo su tutto il territorio. Eccoci tornati nuovamente in diretta per il dibattito politico. Accolgo i miei ospiti, Edi Morandini, di Strategica Presidente. Buongiorno. E abbiamo Claudio Vicentini, Europa Verde. Buongiorno a tutti. Per insomma, parlare di un po' di tematiche, io comincerei ripartendo dal finale di Ring di ieri sera, perché avevamo anche proposto tramite il direttore Ferdinando Avarino la richiesta di cittadinanza da 10 a 5 anni per insomma, questa proposta, come la vedevano i cittadini, i telespettatori da casa. Vediamo com'è andata. Dovremmo averlo. Eccolo qua. Via. Ho guardato prima la pubblicità, più di 800 telefonate in un'ora e mezza. Quindi, insomma, ragazzi, non è. Il sondaggio funziona, lo ripeto, funziona così. Numero occupato. Dai, prego, Piga. Allora, sulla preside mi sembra che è evidente che non c'è nessuna provocazione politica. È una dirigente scolastica che quello che può fare fa dentro della progettualità, mi pare anche peraltro che sono coinvolti gli organismi dell'istituto, il confronto con i ragazzi, perché hanno dei rappresentanti, insomma io la ridurrei così, io penso che sia anche bene che ci si eserciti in queste sperimentazioni, lo facciano i ragazzi, insomma nei limiti del possibile. C'è il tema, è vero che il ragazzo ha ragione, ci sono altre priorità, ma non dipendono dalla preside, perché non è la preside che mette a posto la scuola, che dà gli insegnanti necessari, che mette a disposizione gli insegnanti di sostegno, cose che mancano, che invece sono insomma, cose ben più serie. Ecco. Io non vedo nessuna polemica da quel punto di vista lì. Allora, con Alessandro Fiermonte e Pietro Piccin, ho detto più o meno il numero di telefonate, non so quante sono adesso, diamo il risultato del sondaggio. No al 94,7%, che noi siamo online come la raccolta firme, però insomma vedremo, adesso si aprirà un dibattito. Dicono no ad accorciare i tempi della cittadinanza per il 94,7%. Ribalteremo al referendum. Ribalteremo, li convincerete, dice Bullian. Cosa, Scocimarro? Viva il referendum. Ah, viva il referendum. Va bene, voglio ringraziare tutti. Prego, segretario. Perché c'è anche il referendum contro l'autonomia differenziata che ha raccolto 1.200.000 firme e io credo che su quello invece ci sia una riflessione un po' più profonda da fare. Lei si immagini? Io credo che quel referendum invece non sia tanto, sia un po' temuto. Sono quello che si è inventato il counter su Antenna 3 dal giorni che dal referendum sull'autonomia del Veneto. Anche ne abbiamo parlato parecchio, no? Quindi. No, ma sono d'accordo, ma facevo una battuta. Conosciamo bene il tema. Assolutamente sì, quindi poi il tema si è diviso, si è partiti da una cosa, si è finito in un'altra. Diciamo chi ha telefonato ieri da casa è abbastanza chiaro sulla riduzione della cittadinanza, non è d'accordo. Poi. Sì, insomma, i risultati del referendum lo vedevo anche ieri sera, un momento non sono riuscito a seguire una parte della trasmissione, sì. E sono chiari, io non entro tanto nel merito in questo momento. Mi è capitato più volte che qui di dover dibattere del discorso della cittadinanza, anche quando c'erano le proposte dello Ius Scholae. Sì. Io continuo a ritenere forse l'unico metodo che dovrebbe essere utilizzato, però come ho detto quella volta, lo dico anche adesso, secondo me la cosa che è evidente è che forse in questo momento questo argomento non è la priorità, non è la priorità, perché comunque non vedo un problema di cittadinanza, non vedo un problema di persone che soffrono, vengono in qualche modo trattate come cittadini di serie B. E quindi insomma secondo me questo non è in questo momento gli argomenti da trattare sono altri, quindi penso che sia questa che ha causato anche questo tipo di risposta. Sul fatto di diminuire, come ho detto, anch'io non sono d'accordo, insomma un referendum
voterei di no. Come ho detto, secondo me è un argomento che dovrà essere trattato, però con i tempi debito, e non lo vedo come un'urgenza. Secondo me questa è la vera risposta. In questo momento, diciamo, non è la priorità. Non è la priorità. Bullian in studio del Patto ha detto: convinceremo, insomma, gli altri che non è così. Chiedo anche la sua opinione a Vicentini, magari poi allargando il discorso all'autonomia differenziata, che lì forse è qualcosa di un po' più pressante. Sì, più anche tecnico, come anche questo, è una questione effettivamente molto tecnica. Io, diciamo, ahimè sto con Buglia, nel senso che ritengo che sia doveroso, no, dimezzare i tempi di ottenimento della cittadinanza, anche perché, insomma, i requisiti, ovvero il sapere la lingua, il pagare le tasse, il lavorare, quindi tutti i requisiti che attualmente sono esistenti rimarrebbero, no? Certo, sì, io capisco che ci sono delle perplessità in merito, perché, insomma, no, dimezzare è un bel salto, no? Però ecco, non è magari all'ordine del giorno questo tema, però il fatto che se ne discuta così animatamente, anche e soprattutto all'interno della coalizione del consigliere Morandini, no? Perché le diatribe attualmente, no, esistono al loro interno, no? Con Forza Italia che sostiene, no, convintamente gli Uscole, mentre Lega e Meloni, insomma, Fratelli d'Italia no. Quindi sì, non è sicuramente un tema da dirimere immediatamente, però è sicuramente un tema che fa discutere, visto che no, oggi leggevo sul Messaggero e anche sul Gazzettino che un numero consistente di attività commerciali vengono, no, rilevate da molti cittadini stranieri. Ecco, sì. Se dovessimo venire incontro alle esigenze di queste persone che, ripeto, investono, lavorano, sudano e pagano le tasse nel nostro paese, io, insomma, credo che, insomma, non faremo sicuramente sicuramente a nessuno. Sì, il riferimento l'abbiamo ripescato, sicuramente su entrambi i quotidiani, lo ricordavamo dal Gazzettino, straniero un titolare su 5, cinesi leader nella ristorazione, e invece i marocchini sono leader nel commercio. Queste anche sono ricerche proprio dell'IRES. E invece sul commercio e turismo, che è abbastanza in difficoltà, questo magari è un argomento un po' più prioritario, c'è la regione Friuli Venezia Giulia ha il peggior tasso di perdita dei lavoratori, 6.200 in 10 anni hanno detto addio a commercio e turismo, che, insomma, poi è andato in controtendenza con quello che sembra un turismo che sta funzionando negli ultimi anni. Magari il commercio forse ha un po' più di difficoltà. Diciamo che dal punto di vista del turismo i numeri sembrano, insomma, almeno su quelli dobbiamo basarci, sono numeri positivi. E, è vero che forse dal punto di vista del commercio c'è stato magari anche un boom negli anni, qualche decennio scorso, insomma, di commercio. Adesso forse la cosa si sta un po' riequilibrando. Se questo è, insomma, sicuramente è un argomento che va tenuto in considerazione. La nostra amministrazione adesso, fra l'altro, nell'arco del prossimo anno metterà mano a tutto quello che riguarda la legge, chiamiamolo, sul terziario, quindi sul commercio, sul turismo, su tutto quello che riguarda appunto questo tipo di argomento, per cercare di venire incontro agli stakeholder, di venire incontro e di aiutare questi settori, appunto, ad avere uno sviluppo. Come dico, dal punto di vista del turismo i numeri in aumento si vedono, e questo è positivo, e quindi questo, secondo me, porterà comunque un vantaggio anche economico in termini di posti di lavoro. Poi, insomma, e secondo me i dati vanno visti più a livello comunque macroeconomico, e magari ci sono certi tipi di attività che o certi tipi di lavoro che non ci sono più, magari vanno a intaccare questo, no? Comunque l'amministrazione regionale, anche nella passata legislatura, ha cercato di puntare molto sul commercio di vicinato, quindi con contributi che vengono dati, legge non dato. Sono stati creati i distretti del commercio, che adesso stanno cominciando a essere operativi quasi dappertutto, e stanno cercando di aiutare, appunto, anche le piccole realtà
a non chiudere le piccole realtà, a essere presenti sul territorio, perché il commercio di prossimità diventa anche diciamo così, ha un'importanza che dal punto di vista sociale oltre che economica. E i dati, non bisogna mai sottovalutare i numeri, però bisogna secondo me vederli anche in un contesto più ampio, e penso che in un contesto ampio la nostra regione in questo momento si stia difendendo. E Vincentini, come li legge questi numeri? Sicuramente, cioè, anche vedendo la trasmissione, mi pare di due giorni fa, no, di Ring, il commercio, no, in cui si erano presentati i dati, no, sulla percezione della sicurezza da parte dei commercianti udinesi. Sì. Questo sommato anche a comunque una situazione lavorativa che non è sicuramente delle migliori, perché sappiamo benissimo che soprattutto nel mondo del turismo i lavoratori fanno insomma molte ore di straordinario e percepiscono insomma retribuzioni che non sono sicuramente così insomma sufficienti alla fatica che questi lavoratori ci mettono. Quindi ecco, io credo che si debba naturalmente aiutare i commercianti, insomma tutto il settore, no, anche turistico, per rilanciare le proprie attività e anche intervenire appunto su queste situazioni di disagio, diciamo così, retributivo che i lavoratori vivono, intervenendo sul cuneo fiscale, cercando di adoperarsi anche per, ripeto, per migliorare anche economicamente la situazione di queste persone. Ecco. Apriamo di nuovo la finestra in esterna per farci raccontare da Omar Costantini, perché l'abbiamo messo anche nei titoli, il maltempo è qualcosa che comunque la regione deve avere a che fare in questa ennesima allerta meteo. Raccontaci dove sei e quali sono le criticità, Omar. Sì, di nuovo buongiorno, grazie Stefano per la linea. Siamo a Sagrado, per la precisione, in questo istante state vedendo la portata della piena del fiume Isonzo. Siamo nel tratto tra il ponte sulla 305 e la diga foranea che diciamo così fa da deviazione per il vicino canale dei Dottori che va verso Monfalcone. Come potete vedere, questa situazione è una portata di piena eccezionale, quella dell'Isonzo, che sta scorrendo velocemente verso la sua foce. E chiaramente in Slovenia hanno riaperto anche la diga di Salcano, chiaramente è stata aperta per far defluire ulteriormente le acque, e l'Isonzo, mentre poi scende verso valle, raccoglie anche quelle del Vipaco all'altezza tra Savonia di Isonzo e Gorizia, e da qui poi verso il mare, il torrente Torre, proprio a circa 3-4 chilometri da dove ci troviamo noi. Va detto che anche il Torre è in piena eccezionale. Abbiamo attraversato il ponte sulla strada regionale 351 all'altezza di Villesse e possiamo dirvi che la portata della piena del Torre, per fortuna lì non ci sono abitazioni, via dicendo, comunque è a meno di mezzo metro dall'argine maestro, tanto per essere chiari. Questa è la situazione al momento per quanto riguarda queste zone. Non ci segnalano interventi da parte né della Protezione Civile né da parte dei Vigili del Fuoco, chiaramente massima prudenza, perché la curiosità a volte può creare ulteriore pericolo, dunque vi invitiamo a mantenere insomma le distanze di sicurezza. Quello che volevo dire, Stefano, c'è comunque un intervento in corso per quanto riguarda la zona delle valli del Natisone, in particolare nel comune di Pulfero, nella frazione di Mersino, dove una frana, uno smottamento ha interrotto il collegamento stradale. Stiamo cercando di capire meglio quello che accade. Comunque sta di fatto che anche l'amministrazione comunale di Pulfero sta già operando sul posto proprio per cercare insomma di liberare, capire anche la situazione, diciamo così, morfologica che si è creata dopo questo movimento tellurico. Questa è la situazione per quanto riguarda l'Isonzo in portata di piena. Devo dire la verità che mi è capitato anche di dover documentare immagini nel passato, quando facevo anche per altre emittenti. D'acqua vi posso dire che io l'ho vista, è arrivata fino qua una volta, per fortuna insomma quello che conta è che sta scendendo con una portata eccezionale verso valle, però quello che conta è che rimane ancora all'interno degli argini, non ci sono, come si dice, pericoli per quanto riguarda le popolazioni o comunque la sede viaria. Per il momento è tutto, ti ripasso la linea perché dovremmo spostarci, anche tornare diciamo di là dal CLAP, cioè tornare in provincia di Udine, per raccontarvi quello che accade in particolare col fiume Natisone all'altezza del ponte di Premariaco. Alle 10 a Cividale segnava 500 metri cubi al secondo. A te la linea. Sì, grazie a Omar. Siamo andati anche ad andare a vedere la situazione, per fortuna sotto controllo sull'Isonzo, però
e i corsi d'acqua, insomma, Morandini, lei è particolarmente esperto, diciamo che poi queste ondate di maltempo rilanciano ogni volta l'allarme un po', sì. Cioè, ma diciamo che allora questa volta le piogge hanno preso più la parte, diciamo così, sopra Tarcento, quindi il Musi, quindi il torrente Torre e tutta la parte della Valle della Tisone, del Cornapo, quindi tutta acqua che poi arriva lì. No, io continuo a avere sempre la mia idea, no, della gestione del territorio, della gestione del rischio idrico. Io penso solo all'ultimo assestamento di bilancio. Posso parlare per una parte anche per il nostro gruppo consiliare. Abbiamo fatto degli emendamenti e abbiamo cercato di mettere a punto delle risorse per intervenire, fra l'altro proprio sul Torre e sulla confluenza fra Torre e Isonzo, ma anche su diciamo così, ri più piccoli interni. La Giunta ha messo oltre 50 milioni per il rischio idrogeologico, però c'è oggettivamente un grosso problema burocratico, perché questi fondi che sono stati messi non possono essere ancora utilizzati. Per esempio nell'emendamento abbiamo appunto per la zona del Torre, posso parlare anche per la zona che sono stato a visitare stamattina vicino alle mie parti, il ponte fra Zompita, fra Reano e Savogliano, insomma il Torre fa paura. E servirebbe uno sghiaiamento, servirebbe un disboscamento, perché insomma, è sempre stato fatto e ci sono purtroppo dei problemi burocratici enormi, di una serie di commissioni che vanno l'ente tutela pesca, l'ISPRA, commissioni paesaggistiche, e secondo me nel momento in cui si parla di sicurezza questo dovrebbe essere superato, perché tutti noi abbiamo a cuore la salvaguardia dell'ambiente, ci mancherebbe, è fondamentale, però insomma penso che la gestione del territorio, specialmente la gestione in questo momento, vediamo quello che è successo anche in Emilia Romagna, infatti poi sono molto fuori polemiche, ma io un po' posso anche capirli, perché nel momento in cui c'è una decisione anche politica di intervenire, dalla decisione politica all'intervento passano tempi troppo lunghi. E giustamente poi la gente non va dalle commissioni, viene giustamente da noi, va nei comuni, trova il consigliere regionale, trova il segretario di partito, trova, e giustamente si lamenta, ed è vero, e fanno bene a farlo, però questo secondo me, chiaramente lì la regione può un po', perché insomma sono molte norme che sono a livello nazionale, questo non vuol dire che non bisogna lavarsi le mani, anzi bisogna fra virgolette combattere perché questo possa succedere, però secondo me gli interventi non sono più procrastinabili, perché il problema c'è, è serio. Cioè, oggi abbiamo sotto il ponte, faccio l'esempio, fra Reano e Savogliano, l'acqua è altissima, però comunque c'è un cumulo che io insomma non sono vecchissimo, però ho 44 anni e lì ci sono passato per tutta la vita, e si guardava molto sotto, un cumulo di ghiaia portata lì chiaramente dal fiume, che fa il suo lavoro, che comunque viene ancora fuori. Cioè, vuol dire che è altissima, è forse più alta addirittura agli argini, no, non arriviamo fino lì, però quasi. E questo è un problema, perché comunque le persone che abitano lì vicino, le persone che ci passano, hanno paura, tutti abbiamo paura, quindi speriamo, insomma, adesso il maltempo si è calmato. È vero che verso pomeriggio sera hanno messo ancora, diciamo, le previsioni dicono che ci verrà ancora tanta pioggia, speriamo di passare, però non si può sempre sperare nelle previsioni, sperare per chi ci crede nel buon Dio, ma bisogna intervenire, fare qualcosa, e ogni tanto bisogna anche avere il coraggio di fidarsi delle istituzioni che se fanno degli interventi non li fanno per rovinare l'ambiente, ma li fanno per, soprattutto in questi casi, per aumentare la sicurezza della popolazione. Insomma, tra le tante lungaggini burocratiche si inserisce anche il discorso degli ambientalisti, in questo caso, i comitati, come si equilibra? Insomma. No, io sono pienamente d'accordo, cioè, se si tratta di piccole manutenzioni importanti,
importanti lungo l'aste dei fiumi e quindi ripristino anche delle golene, quindi ripristino anche di una certa naturalità dei fiumi, io mi trovo pienamente d'accordo. Naturalmente gli ultimi periodi ci hanno visto in contrapposizione su quella che era, insomma, no, il tema di attualità era quella che noi definiamo la diga di Dignano, no? Quindi queste opere faraoniche, no? Che tra l'altro sono anche, hanno una certa onerosità, perché 200 milioni di euro se non erro, che sì, di fatto non risolvono la questione, cioè, i problemi li risolve appunto, come ha detto giustamente il consigliere Morandini, intervenendo, pulendo, controllando, verificando, ma non certamente con opere che sono anche devastanti. Ecco, per esempio sul fiume Tagliamento ci sono delle soluzioni alternative, no, che possono interessare sicuramente il tratto medio-alto, no, di quel fiume, no, quindi attraverso la neutralizzazione, come dicevo prima. Però ecco, visto che insomma, la parte bassa, no, è quella già più fortemente antropizzata, ecco, io per esempio interverrei in quella zona piuttosto che in quella di Dignano, piuttosto che quella di Pinzano. Ecco, quindi sì, è un tema naturalmente non ideologico, un tema serio, importante, perché poi insomma, la prima cosa più importante, come diceva giustamente Morandini, è la sicurezza, la salvaguardia delle persone che vivono, che insistono lungo questi fiumi. Però sono d'accordo, però il problema sul Tagliamento, insomma, io sono in amministrazione regionale da 6 anni, se ne parla, ma se ne parla da 50 anni. È una soluzione va trovata, perché se questa perturbazione, invece di prendere la zona orientale del Friuli, prendeva la zona, come è successo l'anno scorso, più o meno in questo periodo, forse un po' più avanti, la zona, diciamo così, più della Carnia o la zona del bacino del Tagliamento, ci trovavamo a dover in forte apprensione per l'abitato di Latisana. Io adesso non entro, adesso anche io sono vicepresidente della quarta commissione, e in questi anni abbiamo, sono vicepresidente da questo mandato, in particolare questo mandato, ma anche precedentemente, abbiamo parlato e discusso molte volte di quello che è la problematica del Tagliamento, però una soluzione vera va trovata non continuando a rimandare, no? Perché poi si dice vabbè, quello non va bene, io sono convinto che dobbiamo assolutamente trovare una soluzione, perché poi ci troviamo al problema che ho avuto l'anno scorso, a parte dover chiudere il ponte, che quello è il problema minore, per qualche ora dover chiudere il ponte è un disagio della viabilità, ma veramente le persone alla Tisana avevano paura, e veramente l'amministrazione comunale stava addirittura pensando di dover prendere la scelta di evacuare parte della città, e ci siamo trovati che per pochissimi centimetri non è successo di acqua, non è successo un disastro. Questo non può continuare, cioè, una soluzione va trovata. Adesso non so se è Dignano, Pinzano, più in giù, però va trovata, perché sono 50 anni che non si trova, perché poi tutti noi vogliamo risolvere i problemi, ma non vogliamo che vengano risolti a casa nostra, devono essere risolti da altre parti. Questo non va bene, e quindi bisogna avere anche ogni tanto il coraggio di uno, fidarsi di quello che io cerco sempre di fare, fidarsi di chi propone queste opere. Sono persone che hanno insomma, dei background importanti, e quindi vanno non va detto no a prescindere, no? Come tante volte si vede, qualsiasi cosa si fa è un no a prescindere, questo non va bene. Bisogna però trovare una soluzione, ma trovarla veramente subito, perché anche subito è troppo tardi. No, io sono d'accordo, solamente che sì, non quella che è stata individuata dalla Regione, nel senso che la diga di Dignano, con le fondamenta importanti che avrà, andrà a stravolgere quella che è la situazione nel sottoalveo del fiume, no? E quindi molto probabilmente a causa di quella struttura, almeno così alcuni studiosi dicono, il fiume risalirebbe, quindi peggiorerebbe la condizione del Tagliamento. No, io sono pienamente d'accordo con Morandini, una soluzione va trovata. E nel 2000, anche se diciamo, rispetto al 2011-2010, quando c'è stato il laboratorio Tagliamento, quando c'era stata la commissione, no, regionale laboratorio Tagliamento, sono passati degli anni, quindi si è un po' anche modificata, no, come quella che è la percezione di come trattare i fiumi. Comunque, no,
mantenendo quella commissione regionale, lo studio cosa ha enunciato, cosa ci ha raccontato? Che esistono per l'appunto varie soluzioni, e quella della traversa o diga di Legnano è una delle peggiori. E al top, diciamo, le soluzioni secondo questo indice SWOT, che è un indice insomma di performance, no? Diciamo così, delle opere, no? che si possono mettere in campo, ai primi posti abbiamo ok la stretta di Pinzano, ma abbiamo i canali scolmatori nella zona di Latisanotta, quindi nella zona di Latisana, e anche tutta un'altra serie di opere che, ripeto, non interessano il tratto medio-alto, che è quello che tutto il mondo ci invidia, perché no, studiosi tedeschi, no, sono venuti in allenamento, e che invece interessano quella che, ripeto, è il tratto più antropizzato, che quindi non creerebbe, no, un'opera eventuale, un'opera naturalmente non eccessiva, non creerebbe tutti gli scompensi che invece la diga di Legnano farà, se si farà, insomma. Ecco, cioè, sì, boh, io non penso che l'amministrazione regionale non ha nessun interesse a passatemi il termine, a buttare via i soldi o fare opere, cioè, penso che ci siano degli studi, adesso ne parleremo ancora, però l'importante è, finora io ho sempre sentito qualsiasi soluzione che è stata proposta un no a prescindere, un no qua, no perché qua non va bene, e se si continua è da anni, ci sono passate amministrazioni di tutti i colori politici, però insomma io l'anno scorso, tornando a quello che ho detto prima, io, mio cugino, insomma un mio parente che è il parroco della Tesana, mi mandava i messaggi che la gente pregava per non andare sott'acqua, e non dobbiamo ridursi lì, cioè dobbiamo il problema va assolutamente risolto. Poi questo non vuol dire va tutto ponderato, c'è sempre, la nostra amministrazione ha sempre dimostrato, l'amministrazione Federica ha sempre dimostrato di ascoltare e di prendere le decisioni coinvolgendo tutti i portatori di interesse. Detto questo, però, la decisione va presa, e quindi adesso ci sarà un altro giro anche di entro fine anno, adesso ci saranno delle nuove audizioni in commissione, ci sarà un dibattito che è giusto che ci sia, e giustamente vanno sentite tutte le voci, però bisogna cominciare ad avere il coraggio dappertutto di prendere decisione e andare avanti, perché sennò poi ci troviamo nella situazione, purtroppo, che è capitata in Emilia Romagna, dove abbiamo visto dei disastri che magari è vero, possono essere anche causati da diciamo così imprudenza precedente, però insomma ormai quello che è fatto, bisogna risolvere il problema, non andare a vedere quello che è successo, ma andare avanti e chiuderlo, perché sennò, come dico, se speriamo che veramente non faccia danni, anche perché la perturbazione che sta prendendo adesso la zona, diciamo, più orientale, avesse preso la parte più occidentale, probabilmente ci troveremo di fronte a un problema grosso nella zona della Bassa Friulana. A proposito di questioni che vanno avanti da anni, l'ultimo argomento che voglio toccare: domani c'è un'altra protesta dei comitati di passaggio a livello sul protocollo sulla regione comune di Udine e Rete Ferroviaria Italiana. Noi saremo presenti insieme a Sinistra Italiana, Movimento 5 Stelle, al Circolo Mansi e a Open, e manifesteremo insomma la contrarietà a un protocollo che di fatto non soddisfa quelle che sono le esigenze della cittadinanza udinese, perché è un protocollo che sì, evidentemente aggrada la Regione Friuli Venezia Giulia RFI, aggrada anche il comune di Udine, però non aggrada i cittadini, perché dal momento che tu, come riportato nel protocollo, all'articolo 3 dici che scrivi che la linea ferroviaria non verrà dismessa e rimarrà aperta, quindi in caso di emergenza, in caso di manutenzione sulla linea di trincea, no, questo, no, significa che il sedime, quindi i binari, rimarranno, quindi anche i passaggi. E invece il nostro obiettivo è quello di riappropriarci di questi spazi, di questi 30 metri di larghezza e lunghi 4,5 km, e insomma utilizzarli per gli scopi migliori per la città di Udine. Ecco.
punto di vista sulla dismissione? Ma potrei fare una battuta, no? In questi ultimi mesi ci sono molte cose che aggradano l'amministrazione comunale di Udine, ma non i cittadini, lo stiamo vedendo, insomma. E la parte più, diciamo così, più legittimamente, perché insomma ha preso i voti, la parte più a sinistra dell'amministrazione comunale di Udine è riuscita finora a vincere internamente, almeno da quello che si vede, a vincere tutte le battaglie. Io parlo da esterno perché io sono dall'altra parte, quindi forse magari bisogna fare più pressione su di loro che sul resto. Ecco. È un po' una situazione che abbiamo visto, abbiamo sentito anche proprio nell'ultima puntata di Ring da parte del PD stesso, ma comunque domani ci saremo e daremo spazio e voce a questa protesta che si reitera giustamente dopo quanto fatto anche negli scorsi giorni. Siamo arrivati al termine del nostro dibattito politico, grazie ancora a Claudio Vincentini. Grazie a voi. Grazie a Edi Morandini. Grazie. Alla prossima, linea adesso alla regia, pubblicità, torniamo ancora con l'ultima parte di Friuli in diretta insieme, ancora tanti aggiornamenti e lo sport. Ed eccoci di nuovo in studio in diretta per l'ultima parte di Friuli in diretta, con ancora collegamenti, aggiornamenti e anche approfondimenti sportivi. In attesa poi di sentire dalla finestra in esterna il commento e le parole di Francesco Pezzella, siamo in stretto contatto ed è arrivata l'ufficialità, la sentenza, è stato sancito e disposto l'ergastolo per Bruno Macchi per quanto riguarda l'omicidio del senza tetto Luca Tisi. Diciamo che questa è la notizia che poi commenteremo con Francesco Pezzella, ve la diamo in diretta più possibile, appena proprio scritta dal nostro collega in esterna, che tra l'altro ci aveva già anticipato come la difesa, l'avvocato della difesa, un po' captando quelle che erano le sensazioni, che non era molto fiducioso anzi di una sentenza diversa, e quello è stato la conferma poi di quello che era stato anche il giudizio in primo grado, quindi ergastolo per Bruno Macchi. Avremo a breve tutte le novità, tutti gli aggiornamenti, vedremo poi se con la nostra con il nostro collega in esterna Francesco Pezzella potremo poi avere delle voci a riguardo. Questa è la notizia. Comunque abbiamo aperto il TG, adesso vi abbiamo dato tutto il cronoprogramma, sentenza slittata dalle 12 alle 13, ma poi poco dopo le 13, puntualissima, è arrivata la sentenza, se non ricordiamo male, del giudice terziario del Tribunale di Udine. Parliamo ancora però un po' di politica, facendo un passo indietro, andando a vedere un estratto della trasmissione di questa mattina, Sveglia Friuli, tra le consigliere regionali Celotti e Buna, perché si è tornato a parlare dei rapporti e anche dei finanziamenti della Regione nei confronti del Comune di Udine. Sorrido un po' perché ha toccato due punti importanti la consigliera Celotti, che riguarda i fondi che la Regione mette a disposizione del Comune di Udine, e siccome in Consiglio regionale molto spesso siamo tacciati dal fatto che le risorse le destiniamo solo ai comuni di centrodestra, non è vero, perché appunto De Toni ha fatto due richieste importanti al presidente Fedriga. Una è il Pala Carnera e l'altra è Borgo Stazione. E in anche momenti molto ravvicinati. La proposta del presidente Fedriga mi pare sia, sì, ma un project financing, quindi non è che la Regione, no, almeno ad ora, abbia deciso di dare il finanziamento che serve al Comune di Udine per avviare questa progettualità, ma dice al sindaco: prova a mettere in piedi un project financing chiedendo la partecipazione finanziaria dei privati, che è una cosa diversa. Allora, tornando alla battuta in aula del presidente Fedriga, che dice: no, le richieste mi sono state fatte con un SMS, che ovviamente era un'anticipazione di una lettera ufficiale che era stata spedita, e quindi diciamo che è stata un'uscita poco trasparente perlomeno,
ma entrambe le richieste sono arrivate via SMS. Allora non si capisce come mai una sia passata e l'altra no, ed è passata, guarda caso, proprio quella che interessava in modo particolare ad una parte del centrodestra. Se c'è già un progetto che lo prevede, è molto più facile intervenire. Borgo Stazione, se la Regione ha un obiettivo che è quello di investire molte risorse, è chiaro che ha bisogno di avere più tempo per la valutazione. E tra l'altro abbiamo fatto un accesso agli atti e adesso dovremmo essere praticamente arrivati ad avere tutte le informazioni che avevamo richiesto per capire finalmente, appunto, dati oggettivi alla mano, in questi ultimi 6 anni quali sono stati i finanziamenti che la Regione ha stanziato a favore delle 4 città ex capoluogo di provincia sulle stesse linee di finanziamento. E parliamo adesso di un'altra tematica molto molto calda in questo periodo nel comune di Udine, la pedonalizzazione di Piazza Garibaldi. Parliamone con riferimento ai parcheggi in centro, all'ora di punta per il commercio, gli spazi nelle strutture e a raso sono praticamente quasi tutti occupati, tranne che in un caso, lo strano fenomeno, lo abbiamo chiamato, del parcheggio Andreuzzi, che nonostante la posizione centralissima non gode dello stesso successo delle altre strutture. Vediamo anche le possibili spiegazioni. Magrini 30, il Venedo 34, Tribunale 18. La conta dei parcheggi disponibili nelle ore di punta è diventata un motivo di curiosità dal giorno in cui Piazza Garibaldi è stata liberata dalle auto, con la soppressione di una 50ina di posti. La necessità di posti auto disponibili cambia a seconda dell'ora e delle esigenze di chi si sposta in macchina. Sono le 12.30, quindi la chiusura dei negozi. Se guardiamo 30 minuti, un'ora fa, io ho, non so se si può vedere, gli ultimi giorni. Quindi vedete che praticamente, tranne l'Andreuzzi che ogni tanto ha dei posti liberi, gli altri sono praticamente pieni. Da una prima analisi di questi giorni emerge dunque che nelle ore di punta utili al commercio c'è sì una carenza di posti, ma è altrettanto vero che ci sono parcheggi non utilizzati di cui forse gli utenti ignorano l'esistenza o per qualche motivo non li utilizzano. È sicuramente il caso dell'Andreuzzi, in cui dalla tarda mattinata risultano sempre disponibili decine di posti liberi. Tutti mi segnalano che i posti auto all'Andreuzzi sono molto stretti, quindi tanti preferiscono non parcheggiare la macchina lì perché rischiano di trovarla graffiata. Seconda cosa, è sbagliata la comunicazione nel ring, cioè siamo nel 2024, non riusciamo a mettere delle scritte dove fanno capire alle persone dove devono andare a parcheggiare per il centro. L'Andreuzzi è comodo per la necessità dei genitori che devono accompagnare per levare i figli dalla scuola Manzoni di Piazza Garibaldi, da cui dista pochi minuti a piedi. Nonostante lo storico cambiamento di destinazione dello spazio davanti all'istituto, non si notano particolari problemi, se non quelli che abbiamo già segnalato di sicurezza sugli attraversamenti pedonali, cui il comune dovrà porre rimedio. Ritiene che ci siano problemi di parcheggi qui intorno per altri genitori? Lei si sposta in bici, mi pare di capire, ma altri? Ma c'è un parcheggio coperto qui vicino, hanno tolto dei parcheggi per i bar e nessuno ha detto niente, e quindi non vedo perché ci dovrebbero essere problemi. E questo era il nostro tour dei parcheggi per capire un po' le modalità e quello che accade. Ma dal servizio di Francesco Pezzella passiamo al collegamento in diretta dalla Tribunale. Francesco, come ben sai, abbiamo dato l'ultima ora, quella che appunto è la notizia della conferma dell'ergastolo a Bruno Macchi. Veniamo da te per tutti gli aggiornamenti del caso. Sì Stefano, poco prima delle 13, quindi puntuali rispetto a quello che era stato loro comunicato, il giudice Paolo Milocco con i giudici popolari hanno lasciato la Camera di Consiglio, l'imputato è stato portato di nuovo in aula ed è stata letta la sentenza. La sentenza è di ergastolo per Bruno Macchi, accusato dell'omicidio di Luca Tisi, reo confesso peraltro, ergastolo con le aggravanti che hanno portato all'ergastolo, cioè i furti di motivi, omicidio per furti di motivi, minorata difesa, e cioè Luca Tisi stava dormendo, non avrebbe potuto neanche difendersi, e dunque le aggravanti che hanno pesato più di tutte, e poi c'è stata la crudeltà naturalmente per le 85 coltellate inferte al povero senza tetto nella notte del 15 aprile sotto la galleria al Viale Volontari della Libertà. Abbiamo intervistato gli avvocati che hanno preannunciato naturalmente appello, il giudice si è riservato 90 giorni per le motivazioni,
avvocati che ritengono ci siano due punti su cui basare l'appello in secondo grado, dunque, e cioè il fatto che non sia stata ammessa una perizia psichiatrica dell'imputato, che avrebbe potuto, secondo gli avvocati, cambiare le sorti di Macchi in questo processo. Gli avvocati, ricordiamo, che avevano chiesto di applicare la pena prevista per omicidio volontario, la pena massima di 21 anni, è arrivato invece l'ergastolo. L'altra leva su cui gli avvocati avevano provato ad evitare l'ergastolo loro assistito era che, in base al racconto di Bruno Macchi, ribadito anche questa mattina, seppur Macchi abbia cambiato versione nelle varie udienze rispetto al racconto che ha fatto, e cioè che abbia agito come impeto di eccesso colposo di legittima difesa, quando Luca Tisi lo avrebbe afferrato ad una gamba e quindi ci sarebbe stata questa sua reazione, pur ammettendo che in quel periodo faceva uso di sostanze stupefacenti. Dunque su questo si baseranno evidentemente gli avvocati per proporre l'appello, una volta conosciute le motivazioni di questa dura sentenza, che per ora però in primo grado è questa. La Corte d'Assise, il giudice Paolo Milocco con i giudici popolari l'hanno letta, è stata letta la giudice Paolo Milocco in aula, ergastolo per Bruno Macchi per l'omicidio di Luca Tisi. È tutto dal tribunale e nei nostri telegiornali, ma se riusciremo a fare in tempo anche nel corso di questa diretta, magari riusciremo a mostrarvi anche alcune immagini di quello che è avvenuto nel momento della lettura della sentenza in aula. Per ora ti restituisco la linea. Grazie mille a Francesco Pezzella per questi aggiornamenti che arrivano dal tribunale di Udine. Abbiamo seguito quello che è stato il giorno della sentenza ergastolo per Bruno Macchi, che ha ucciso il senza tetto Luca Tisi nella Galleria Alpi. Passiamo a parlare della firma del protocollo tra Protezione Civile e Brigata Alpina Julia, che definisce non solo aspetti operativi e amministrativi, ma entra nel merito anche di tematiche complesse, stabilendo una programmazione comune. Vediamo il servizio. L'assessore alla Protezione Civile Riccardo Riccardi ha firmato il protocollo d'intesa per la collaborazione tecnico-scientifica operativa nell'ambito della valutazione del pericolo valanghe in Friuli Venezia Giulia. Oggetto del protocollo, firmato assieme al comandante della Brigata Alpina Julia, generale Franco Del Favero, l'incremento delle conoscenze, la condivisione dei dati, osservazioni modellistiche previsionali e strumenti funzionali alla valutazione del pericolo valanghe e all'emissione dei rispettivi bollettini riguardanti il nostro territorio. Insomma, sono gli aspetti operativi, ma anche gli aspetti di riconoscenza affettivi, dei quali noi siamo particolarmente orgogliosi, e io voglio ringraziare per questa occasione, perché non è un'occasione che rinsalda soltanto gli aspetti formali, ma entra nel merito di complessità. Questo è un accordo che definisce programmazione insieme, l'elemento delle valanghe, il rischio, insomma, il momento che stiamo attraversando. Quindi mettere insieme le forze della Brigata Julia, quelle della Protezione Civile, credo che possa non solo far contenti tutti i cittadini di questa regione, ma anche possa dare elementi di garanzia del lavoro di qualità che insieme abbiamo fatto e continueremo sicuramente a fare. Al centro dell'accordo, che avrà una durata quinquennale, anche lo sviluppo di metodologie di test per l'analisi della stabilità del manto nevoso, la condivisione di dati relativi ad alcuni particolari siti, l'organizzazione di sopralluoghi per l'implementazione della rete di monitoraggio regionale dei dati meteo e nivologici, il perfezionamento di innovative tecniche di ricerca e soccorso in caso di valanghe. Emerge la volontà di continuare a collaborare nel solco della tradizione. Protezione Civile e Brigata Alpina Julia hanno un rapporto consolidato negli anni, frutto di una conoscenza reciproca, di una fiducia reciproca e di una pratica anche sul terreno che ha permesso di affinare procedure e stabilire dei rapporti consolidati di interscambio e di collaborazione. Questo quanto riguarda l'accordo, la stipula proprio di quanto c'è stato tra Brigata Alpina Julia e Protezione Civile. In questa parte finale di Friuli in diretta concentriamoci anche su quello che sono le tematiche che riguardano l'Udinese, un Udinese che è pronta ormai a fronteggiare
l'Inter per quanto riguarda il prossimo turno di campionato, che possiamo vedere anche con l'aiuto della grafica. Perché? Perché si parte già quest'oggi con la Lecce di Luca Gotti, ospite del Milan, rilanciato dalla vittoria nel derby. Si giocherà alle 20:45, poi c'è Udinese-Inter che si giocherà sabato alle ore 15 al Pro-Energy Stadium. Vi ricordiamo, insomma, tutte le nostre dirette, Studio Stadio dalle 14 alle 18 e poi ogni benedetta domenica che traslocherà di sabato dalle 21 alle 23. Genoa-Juventus alle 18, sarà Bologna-Atalanta, un match interessantissimo, il sabato sera alle 20:45. Domenica il lunch match è tra Torino, capolista, e Lazio. Como e la Sverona alle 15, Empoli-Fiorentina alle 18, insieme, se non ricordo male, a Roma-Venezia, sì, forse c'è un errore, vabbè, ma non fa niente, Napoli-Monza domenica sera e Parma-Cagliari è il lunch match del lunedì. Comunque una giornata articolata, complessa, interessante, che ridisegnerà una classifica che vede appunto i Granata del Torino primi, un po' a sorpresa come lo era l'Udinese una settimana fa, a 11 punti. Torino che però in Coppa Italia ha perso contro l'Empoli in casa ed è stato eliminato. Napoli-Udinese a 10, Empoli che è la seconda sorpresa del campionato dopo l'Udinese, che è a 9 come la Juventus, 8 per le milanesi, Inter e Milan, quindi un Udinese che si affaccia a questo match davanti ai nerazzurri campioni in carica. Lazio 7, Roma della Sverona insieme a Fiorentina, Atalanta e Bologna 6, insomma tante squadre, quasi tutte tranne il Verona, a caccia di rilancio in questo campionato iniziato così. Parma, Como, Genoa e Lecce invece sono il gruppone a 5 punti, con un Como reduce da una gran vittoria contro l'Atalanta e quindi rilanciato anche agli occhi degli addetti ai lavori. 4 punti per il Venezia che si è sbloccato battendo il Genoa la scorsa giornata. Ancora al palo il Monza con 3 punti, al palo ovviamente si intende per vittorie, perché il Monza ha 3 punti con 3 pareggi, il Cagliari addirittura è a 2 con solo 2 pareggi, con la posizione di Davide Nicola ovviamente scricchiolante, spiace dirlo, anche se il passaggio del turno in Coppa Italia ha dato un po' di ossigeno al Cagliari. Vedremo anche come le tematiche della Coppa Italia andranno a intersecarsi con quelle del campionato. Abbiamo fatto un quadro, però visto che siamo Friuli in diretta non possiamo che non assecondare quelli che sono i flussi della diretta, perché mentre leggevo la classifica ho visto apparire nella finestra in esterna Omar Costantini che come al solito con la sua volante dell'Aquila di TV12 si sposta in tutte le zone dove c'è bisogno di aggiornamenti. Adesso siamo arrivati da un fiume all'altro, da Lisonzo a Natisone, immagino. Omar, vengo di nuovo da te. Sì, grazie Stefano, siamo di nuovo in diretta per quanto riguarda l'aggiornamento del maltempo in corso. Ricordiamo ancora una volta che l'allerta meteo è in vigore fino alla mezzanotte di oggi. Siamo all'altezza del ponte romano di Premariaco, come potete vedere questa è la piena del fiume Natisone. L'avevamo detto nel secondo collegamento, quando eravamo a Sagrado, la portata misurata alle 10 era di 500 metri cubi al secondo. Il fiume sta scendendo verso valle nella piena, però quello che conta è all'interno, anche in questo caso, dell'alveo stesso, e dunque non c'è situazione di pericolo. Questa è la cosa importante. La cosa però da far vedere nella piena, come abbiamo visto nell'Isonzo, vedete quanta in particolare rami, insomma quanta roba ha portato giù la piena, vedete solo in quell'angolo là, in quella insenatura, insomma potete vedere quanta roba è stata portata giù in questa ondata di piena. Purtroppo siamo in un posto che ai noi è diventato tristemente famoso per la cronaca, ne abbiamo parlato anche nel corso di Friuli in diretta, dove qui purtroppo perirono i 3 ragazzi inghiottiti il 31 maggio di quest'anno, e vediamo anche il punto, come potete vedere, dove praticamente più volte in quelle triste dirette vi raccontavamo da ricerca, insomma, dei corpi. Vedete la situazione in questo momento come è per quanto riguarda la piena del Natisone che si trova circa 5 metri dal pilone centrale del ponte romano, però quello che conta, ripetiamo, sta scendendo a valle nella massima sicurezza, non c'è pericolo al momento per quanto riguarda un'eventuale esondazione. Stamattina si vociferava di un'eventuale esondazione, ma più
per quanto riguarda la zona delle valli del Natisone. Prego Zilli, se puoi girarti verso nord, verso Cividale, per far vedere che in questo momento il Matayur non si vede, e quando il Matayur, come si dice da queste parti, mette il cappello, è pioggia assicurata. Per il momento è tutto, Stefano, noi adesso andremo un attimo a Mersino a vedere com'è la situazione, poi chiaramente ve la documenteremo nel corso dei nostri notiziari. Da Premariaco è tutto, a te la linea. Eh sì, abbiamo chiuso anche con la saggezza popolare dei detti sul meteo, che sono sempre affidabili, però effettivamente così è la situazione anche sul Natisone, comunque molto complessa. Quello che diceva anche prima il consigliere regionale Di Morandini, vicepresidente della quarta commissione che si occupa proprio di queste tematiche, effettivamente è evidente quando ci sono queste piene come il fiume, che fa il suo lavoro, porti tanti detriti, ghiaia e quant'altro, che se poi non si riesce con la manutenzione ordinaria a smaltire, crea problematiche ulteriori. Abbiamo fatto veramente un giro interessante con Omar Costantini per quello che riguarda il maltempo in regione, toccando anche più parti. Vi ricordiamo anche la notizia delle problematiche a Pulfero, con una frana che ha isolato un'intera frazione, quindi tutte cose che vi aggiorneremo nel corso della nostra giornata insieme e nel corso dei nostri TG regionale 18:30 Udine alle 19. Eravamo rimasti in sospeso però di sentire quelle che sono le parole di Kostas Runjajić, che in questo stralcio che abbiamo selezionato della conferenza parla dell'Inter, che nonostante un periodo così è pur sempre la squadra più forte del campionato. Si fanno errori nel calcio, se non ci fossero errori sarebbe uno sport noioso. Ma sicuramente lei ha ragione, noi vogliamo e dobbiamo migliorare in determinate situazioni, noi ci stiamo lavorando per correggere questi errori. Noi giocheremo contro i campioni della scorsa Serie A, che è appunto una squadra di altissimo livello, ha una grandissima qualità, e sicuramente arriverà una squadra anche arrabbiato in un certo qual senso dopo aver perso il derby contro il Milan. Non ci sono da ripetere gli errori delle scorse partite, ovviamente, perché l'Inter non perdona. Abbiamo guardato il materiale per quanto riguarda l'Inter, occupa bene tutte le posizioni sul campo, sono sempre coperte, ruotano sul campo senza che lo si noti, corrono molto, hanno una fase difensiva molto strutturata, giocano bene quando hanno un pallone, e quindi hanno molti punti di forza. Anch'io mi sono guardato delle partite della scorsa stagione per trarre degli esempi da mostrare ai miei giocatori, appunto, dell'Inter. Runjajić guarda anche l'infermeria, perché ci sono rischi da non correre con Camara e Christensen, che potrebbero restare fuori per precauzione contro i nerazzurri. Non sono in forma al 100%, non ho ancora preso una decisione definitiva, ma probabilmente non vorremmo rischiarli. Quanto stanno migliorando, non hanno degli infortuni troppo seri, tuttavia se si trovano in una forma non corretta possono subire delle ricadute, che non sarebbe ottimo, soprattutto in questa fase della stagione. Abbiamo abbastanza giocatori e con tutti i giocatori che sono a disposizione noi daremo tutto contro l'Inter. Non sappiamo ancora di preciso quanto sia serio l'infortunio di Pagero, in quanto ho il piede ancora gonfio. Io penso che avremo riscontro preciso all'inizio della settimana con appunto gli esami strumentali, e poi sapremo con precisione l'entità del suo infortunio. Queste le parole di Kostas Runjajić, 10 minuti residui di trasmissione per parlare di un match importantissimo, Udinese Inter che si presenta da solo con Alessandro Surza. Ciao Alessandro. Ciao Stefano, un saluto a te, un saluto a tutti. Anche perché, l'abbiamo detto, dopo Roma c'era bisogno di rispondere con un avversario facile, tu hai commentato, anche se comunque l'Udinese poi vincere non è mai semplice. Ha vinto bene, adesso si passa però a un avversario davvero esaltante. Ci sembra però che l'atmosfera e il morale sia alto, poi puntini puntini.
In caso di Udinese dici, perché sì. In caso Inter non tantissimo. Esatto, vabbè, non quello tantissimo, è un bene. È un bene, non lo so, un bene, poi ne parliamo, perché il rischio è quello di trovare una squadra ancora più agguerrita, visto che l'Inter non vince da un mese. È vero che in mezzo c'è stata la sosta, però poi di fatto le ultime prestazioni sono state deludenti, tolta quella con il City in Champions League, che ti fa capire che forse l'Inter è concentrata più sulla competizione europea, e in campionato sembra un po' avere la pancia piena, almeno questi sono i segnali che sono giunti dopo il pareggio col Monza in rimonta e la sconfitta nel finale contro il Milan. L'Udinese invece credo che debba assolutamente avere un atteggiamento positivo, non può essere stata la sconfitta di Roma, per quanto brutta, bruttissima per atteggiamento, non può essere stato quel KO a rovinare quanto di buono aveva fatto la squadra. Di sicuro da quella partita vai a comprendere che mentalmente il gruppo non può accontentarsi di aver fatto bene quattro partite, e a Roma la sensazione che hai avuto era proprio questa: il nostro l'abbiamo fatto, giochiamocela, però non succede niente se anche una volta scivoliamo, e l'atteggiamento deve essere sempre quello di provare a vincere tutte le partite, e quindi forse un pochino lo stress era calato per la gara contro la Roma, e la Roma di Juric ne ha approfittato. Fondamentale, hai detto bene tu, battere la Salernitana, non tanto per il successo in sé, che sulla carta qualcuno poteva dare per scontato, ma tu giustamente hai ricordato che non è mai facile vincere, ma perché avevi tutto da perdere, e noi abbiamo perso col Cagliari e col Monza negli ultimi due anni. È vero che era una squadra di Serie A, però la Coppa Italia ha questo potere: se vinci quasi non te ne accorgi, se perdi vieni criticato e massacrato. Quindi ben fatta la vittoria, che ha di fatto un pochino cancellato la gara di Roma e ti ha riportato il sorriso che dovrai mettere in campo. Oltre a quello ci vorrà anche una grande dose di determinazione, di forza, di determinazione anche dal punto di vista proprio mentale oltre che tecnico, per andare a sconfiggere, a battere o fare una gran prova contro quella che è la squadra più forte in Italia, nonostante tutto. Discorso sulla Coppa Italia giustissimo, tant'è che lo diciamo, ci sono state già tante eliminazioni eccellenti dalla Serie esatto. A, insomma, il Torino capolista, Parma addirittura nel turno precedente col Palermo, Lecce di Gotti, il Genoa. Il Genoa di Campazzo. E come è uscito? Esatto, un saluto. Ai rigori con parata di Marco Silvestri, però insomma. Siamo stati contenti per lui. Per Marco, qua. Sì, anche perché insomma, sulle chat si ironizzava sul fatto che non intuisse un rigore, ha parato quello che serviva, uno l'ha preso e ha fatto vincere un derby storico, anche se poi cancelliamo tutto quello che c'è stato prima in quel derby, prima e dopo, davvero scene tremende. Ma al di là di quello, la Coppa Italia è così, l'Udinese ha fatto il suo, però focalizziamoci su quelli che, perché poi in Coppa giocano tanti che non hanno spazio, cioè Touré che gioco forza magari poi giocherà, Zarraga che reclama spazio, perché detto tra noi, mette una palla alla Pirlo, che è una cosa pazzesca, su Rui Modesto, che mise Pirlo Modesto si è presentato, tanti potrebbero giocare, insomma, dubbio attacco, al di là della difesa che la coperta è quella, non cioè, è la difesa forte, io non, cioè, cortissima, ma noi abbiamo detto inizio anno, si è riproposto il problema che l'anno scorso avevi davanti, e alla fine, cioè, non so, dietro giocano Biol, Touré. Biol non riposa mai. Biol non può riposare, anche perché non c'è lo spazio e il tempo per farlo riposare. Touré deve giocare, perché se Christensen e Giannetti non stanno ancora bene, è Capasele. E Capasele, sono quelli. Però, nel senso, poi però non ci aspettiamo, per quanto Zarraga, Modesto, ma forse Kerenkamp è uno che potrebbe strappare una maglia se la gioca con Brenner. Cioè, ci sono tante cose che comunque Rune, diciamo che dalla cintola in su, può valutare. Secondo me quelli che non hanno giocato contro l'Inter, contro la Salernitana, partono titolari con l'Inter. Quindi tu vedi. Quindi io vedo Brenner titolare, vedo Tovin titolare, vedo Esibue sulla destra titolare. L'unico dubbio me lo tengo proprio per la questione Lucca Davis. Io avevo detto, se gioca Lucca con la Salernitana, gioca Davis titolare con l'Inter. E vado dritto a tenermi questa opzione qui, perché non mi rimangio quello che ho detto. È anche vero però che non sappiamo se Davis non ha giocato titolare per il sempre verde motivo che non ha neanche 60-70 minuti, o se non ha giocato titolare proprio perché vuole lanciarlo Runic con l'Inter, perché se l'inglese ha 70 minuti, secondo me con l'Inter gioca titolare lui, altrimenti ancora Lucca. Ci giochiamo un caffè, secondo me è la prima versione, però per quanto Davis mi fa cioè, secondo te ancora non ha... Secondo me Davis non ha più di 45 minuti di autonomia, quindi sai... Io la dico così. Poi magari gioca Davis, essere, avete ragione essere, voi essere, e il caffè essere. Lo offro io. Sentiamo però cosa ha detto Runic. Prima delle riflessioni finali, Runic sul modulo, perché ieri è stata ricitata la difesa a 4, ma stinca al mus.
3-4-2-1 o 3-5-2. Nelle ultime gare Runiai ci ha fatto vedere di saper alternare tranquillamente questi due moduli, anche se alla fine sempre più vicini alla prima versione. Ecco la sua scelta contro l'Inter. Adesso non posso dare una risposta sicura al 100%. Contro la Roma abbiamo iniziato male proprio dal punto di vista dell'energia. Abbiamo iniziato proprio male la partita, non abbiamo giocato bene in fase difensiva e ancora peggio in fase di possesso palla. E se si gioca così contro una squadra del livello della Roma o anche dell'Inter, di altre squadre che giocano in Serie A, se appunto se si corre solo dietro il pallone, non si ha il controllo della palla, la situazione diventa molto difficile, si fanno degli errori. Ho già dimenticato la partita di Roma, ne abbiamo parlato con la squadra di quella prestazione. Non dipende dal sistema, dal modulo, dipende più dalla volontà di avere il pallone, dalla qualità di gioco, di quando si ha il pallone tra i piedi. Cinghia stretta per quello che riguarda i difensori centrali, con Omar Solé che potrebbe essere ufficializzato nelle prossime ore, ma ovviamente non a disposizione. Intanto, in caso di crisi, il pensiero va alla difesa a 4. Ci sta lavorando l'Udinese, ma non nel breve periodo. Come detto, noi ci stiamo lavorando, è una possibilità. Noi dobbiamo essere variabili, noi abbiamo iniziato con un 3-4-3, un 3-5-2, con determinati principi di gioco e ci siamo allenati anche su queste basi, ma comunque siamo aperti ad altre opzioni. Adesso non vogliamo sperimentare troppo, vogliamo passare dal 3-4-3 al 3-5-2. Queste sono le possibilità attualmente, ma non è da escludere al 100% che potremmo ogni tanto giocare con la catena 4 dietro. Potremmo, però secondo me, alla fine, se non lo fa domani in emergenza, non difficilmente lo vedremo così, ma abbiamo fiducia in quelli che giocheranno, al di là di tutto, anche se ovviamente è una difesa un po' non di primissima scelta, anche se Touré lo diventerà. Esordio però facile per Touré in campionato. Sì, certo. Vabbè, dopo che ha fatto quella sgroppata con la Roma. Da titolare. Però focalizziamoci quest'ultimo minuto / due sull'Inter, perché hai detto dei numeri importanti, io purtroppo provo a esorcizzarli tutti, dico anche che Lautaro non segna nel campionato. Cioè, ce l'abbiamo tutte. Arriva qua un Inter, fa mailing. Esatto, che ci dici? All'anno scorso, a questo punto della stagione, aveva già fatto 6 gol. Quest'anno è a 0. Per quanto può rimanere ancora a zero? Non lo so, speriamo almeno fino a sabato la prossima, sera. Non so chi gioca all'Inter la prossima, ma speriamo dalla prossima. Ma tra l'altro potrebbe anche partire in panchina, almeno questo mi giungeva dalla Lombardia. Si sentiva il fatto che giocherà Taremi. Taremi Turam. Tatu. No, comunque io mi soffermerei sul fatto che manca Barella. Che questa è un'ottima notizia per l'Udinese, dispiace ovviamente per Barella, però sì. Gioca Frattesi, che non è che sia proprio banalissimo, segna sempre, tra l'altro quando gioca ha un rapporto minuti giocati, gol o assist fatti clamorosa per essere un centrocampista. L'anno scorso ci ha fatto piangere al 95esimo, però sono d'accordo con te, il fatto che manchi Barella è comunque una cosa positiva di fatto per l'Udinese, perché è il centrocampista più forte in Italia. Assolutamente. Siamo arrivati in chiusura. Grazie Alessandro. Grazie a voi. E grazie a voi che ci avete seguito. Per tutti gli aggiornamenti, i TG regionale Udine, ma prima ovviamente poi ci sarà anche l'appuntamento con Pomeriggio Udinese.